Consiglio Comunale Aperto che serve ad informare la città di quello che sta accadendo dal punto di vista dell'impatto per i comuni delle manovre finanziarie, credo che l'ausilio della stampa e dei media in generale, informare nel momento stesso in cui il Consiglio Comunale dibatte certi argomenti sia importante, per cui più che il resoconto di quello che poi accadrà, che comunque farete sabato, domani, potrebbe essere utile, come dire, annunciare quello di cui discuteremo. Tra l'altro, il consiglio di domani dovrebbe servire anche perché il consiglio possa, se lo ritiene, dare delle linee guida, degli indirizzi che serviranno a noi per costruire il bilancio 2012, la manovra 2012. In realtà noi abbiamo già iniziato ad esaminare come sarà il 2012. È un mese che tutte le settimane un gruppo di lavoro si incontra tra uffici della ragioneria e uffici, diciamo, degli altri settori, con il mio coordinamento, per verificare le previsioni del 2012. Però, siccome un bilancio, come voi ben sapete, non è fatto solo di numeri, è fatto anche di volontà politiche, di cose da fare, di indirizzi, è necessario che la politica in questo momento cominci a dettare alcuni paletti, se volete una sorta di stella polare che poi seguiremo nella costruzione del bilancio, in modo tale di arrivare al bilancio 2012 con un percorso condiviso. Passo indietro. Avete a disposizione due tabelle da cui partiamo nell'analisi. Le tabelle mostrano i problemi finanziari ed economici che il Comune di Ancona andrà ad affrontare, non per sua situazione particolare, non perché siamo in una posizione di incapacità o di altro, ma perché c'è un quadro generale di contrazione delle risorse per i comuni. Sono due tabelle distinte, vi pregherei, ecco, di tenerle distinte anche nei vostri commenti se riuscirete, perché sono due logiche diverse. E io vorrei utilizzare questo incontro anche per fare chiarezza sulle tante parole che poi girano intorno al bilancio. Cominciamo col patto di stabilità, di cui tanto si scrive e tanto si parla, e mi permetto di dire alle volte straparla, ma non tanto voi quanto i commentatori politici. Patto di stabilità, che vedete nella prima tabella, è un obiettivo finanziario che il Comune deve conseguire. Questo obiettivo è una sorta di somma algebrica di alcune componenti in cui la parte rilevante, direi determinante, la fanno gli investimenti. Sostanzialmente è un controllo degli investimenti fatti. Io posso spendere per investimenti tutto quello che voglio, purché alla fine dell'anno garantisca che il mio risultato, la differenza tra investimenti che ho fatto, spese, e entrate per investimenti, dia un certo risultato, quello che vedete. Chiarisco per il 2011. Io nel mio bilancio 2011 posso fare tutti gli investimenti che voglio, purché dalla differenza tra le entrate e le uscite che faccio negli investimenti avanzino 7 milioni e mezzo. Chiaro concetto? Ora, più è alto questo dato, è più è difficile fare investimenti, perché le entrate non sono illimitate. Più è alto questo limite e più io ho difficoltà a fare investimenti. Saldo conseguito. Perché se io faccio una differenza algebrica tra le entrate
e le uscite, e questo risultato ogni volta deve essere maggiore, o io aumento in maniera esagerata le entrate o devo ridurre le uscite. Chiaro? In maniera proprio matematica. Quindi voi vedete che tra il 2008 e il 2013, guardate che differenza c'è tra l'obiettivo. Nel 2008, per poter stare nel patto di stabilità, io potevo spendere più di quanto incassavo, quasi 8 milioni di euro. Era meno, non è un errore, era meno. Quindi io avevo la possibilità di fare investimenti con le entrate che avevo, l'importante è che non superavo i meno 8 milioni di euro. Tant'è vero che quell'anno noi abbiamo avuto invece un saldo positivo di 1,6 milioni. Quindi eravamo dentro abbondantemente. Quindi ne hai spesi solo... No, spesi, non sono soldi, era un obiettivo. Io potevo arrivare anche a meno 8, e invece ho fatto un 1,6 di saldo positivo. Quindi ero dentro alla grande. Sì. Il 2009 io dovevo raggiungere un obiettivo di meno 4,6 milioni. E invece alla fine dell'anno ho avuto 515.000 più, quindi anche qui ho centrato abbondantemente il patto. Nel 2010 io avevo un obiettivo ancora quasi zero, meno 200.000, sostanzialmente dovevo andare in pareggio tra entrate e uscite per investimenti, e ho avuto un saldo positivo di 2004, quindi andava bene. Guardate che salto che devo fare quest'anno e per il prossimo anno. Io quest'anno, per rimanere nel patto, nella differenza tra entrate e uscite, devo avere positivo 7 milioni e mezzo. E infatti stiamo lavorando per centrare il patto. Nel 2012 ho un ulteriore salto di quasi 5 milioni di euro. 4 milioni e mezzo. Quindi ogni anno questa asticella si alza per i comuni. E qui arriviamo alle spiegazioni. Come si può centrare il patto? O non faccio più investimenti, caso limite, e tutto quello che introito lo destino a questo obiettivo, oppure se come sarà, dobbiamo fare investimenti, dobbiamo cercare delle entrate nuove, straordinarie. Perché? Quello che non c'è scritto qua, e che è bene che venga messo in evidenza, è che per centrare il patto non valgono i mutui. Cioè, la legge dice per avere il patto di stabilità non vale fare mutui. Perché se no... Chiaro. Però il mutuo mi vale l'uscita, cioè se io faccio l'opera me la consideri tra i meno, ma non tra i più, quindi i mutui non sono cosa buona per il patto, ok? Perché se no sarebbe troppo facile, faccio i mutui. Detto questo, per cercare di essere chiaro, poi fatemi le domande che volete, cosa è necessario fare? E diventa ancora più necessario, l'abbiamo cominciato a fare nel 2011, e ancora di più sarà nel 2012, proprio per questo obiettivo. Dobbiamo andare a fare operazioni straordinarie di entrate. Ed essenzialmente sono due. La prima è la valorizzazione del nostro patrimonio. Se volete usare il termine con una battuta, alienazione straordinaria. Significa andare a vedere come realizzare al meglio alcune parti del nostro patrimonio. L'abbiamo iniziato a fare nel 2011 con la Corte d'Appello, che adesso andrà all'asta. È uscito il bando. Ma non basta, dovremmo identificare nel 2012, nel 2013 ulteriori immobili. Io uso il termine straordinari nel senso diversi dalle solite alienazioni che stanno da anni